La Fiorentina cerca il pass per confermarsi in finale di Coppa Italia dopo l'1-1 dell'andata. Ci prova subito la Juventus, il calcio di punizione di Fagioli, alto di poco. Altro calcio piazzato, questa volta va Portanova, sempre col destro, in due tempi la parata di Brancolini. Risposta della Fiorentina affidata a Fabio Ponsi, gran destro da lontano, blocca a terra Israel. Ponsi cerca Coffi, giocata di grandissima magia per Coffi che va via, mette in mezzo Lovisa, aveva colpito la Juventus in campionato, la colpisce anche nella gara di ritorno della semifinale di Coppa Italia. Gol pesante di Lovisa, ma che giocata di Coffi. Destro-sinistro, Leone non lo vede passare, prova ad aggrapparsi alla maglia. Ha già crossato però Coffi e Lovisa ha già fatto gol 1-0. Neanche il tempo di esultare, però si addormenta la Fiorentina. Palla che rimbalza e Portanova fa 1-1. Sul rimbalzo calcia il numero 11. Pareggio immediato e risultato che invalida quello dell'andata. Tutto apertissimo. Battuto Brancolini. Sorpresa qui la Fiorentina che non protegge l'1-0. Ci prova su punizione Fiorini, lascia andare la gamba, c'è potenza, non la direzione giusta. Palla in avanti per Marquez che aggira Pierozzi, straordinaria uscita bassa di Brancolini. Molto bravo, deciso sul pallone. Calcio d'angolo viola, batte Fiorini, palla prolungata con Dutu che prova a correggere verso la porta di Israel. Palla a lato. La corsa di Coffi, doppio passo sinistro, Israel dopo il rimbalzo che poteva diventare beffardo a dirgli di no, torna a proporsi la Juventus. Leone con una gran giocata calcia, palla direttamente sul fondo, iniziano i cambi, Juve pericolosa con l'inserimento di Amada, il giocatore che ha aperto la doppia sfida con il gol dell'andata, dall'altra parte con Belocco a farsi spazio, a calciare, a trovare una deviazione amica, ingannato Israel, via con le capriole, via con la festa, viola per il gol di Belocco. Ritorno importantissimo, il suo trascinatore in campo, autore anche del gol che di fatto indirizza la qualificazione, gol pesantissimo perché a questo punto alla Juventus ne servirebbero due per passare. Ci prova Anzolin, Brancolini si allunga e blocca il pallone. Ci prova anche Sené col doppio passo, rientra, calcia, destro potente. Lo attende lì però il portiere della Fiorentina. Insiste la Juve, Moreno, cross in mezzo. Bravo Dutu che ritrova il pallone e riparte. Molto attenta la difesa della Fiorentina. Grande partita, ad eccezione per l'episodio del gol di Portanova. Trova il 2-2. Dragusin, ma sul fischio dell'arbitro che scatena la festa della Fiorentina, che fa 2-2, si qualifica ancora per la finale di Coppa Italia. Risultato straordinario in una stagione non semplice per la squadra viola, rimessa un po' a posto dopo la vittoria con il Torino che allontana la Fiorentina dalla zona pericolosissima, ma ora può godersi la festa per la conferma in finale di Coppa Italia.